Buongiorno ai nostri ascoltatori, siamo a una nuova puntata con il Movimento per la Vita e abbiamo in studio, come di consueto, Patrizio De Caris, presidente del Centro di Aiuto alla Vita. Vi saluto, oggi sostanzialmente trattiamo della terza gamba delle cose che stiamo trattando. Abbiamo trattato della legge 194 che riguarda l'interruzione di gravidanza, abbiamo parlato della legge 40 e quindi della nascita della vita in provetta sostanzialmente. E adesso parliamo di una legge che di fatto non è come le due precedenti, nel senso che è una legge che non è mai stata approvata fondamentalmente, ma è che è comunque utile e indispensabile alla luce di un vulnus giuridico che si è creato 4 anni fa nel caso di Eluana, che tutti ricordano. Diciamo che ricordiamo agli ascoltatori che all'interno della mission del Movimento per la Vita c'è difendere la vita umana dal concepimento proprio alla morte naturale, per cui è un tema che c'è molto caro. Come c'è caro difendere la vita del concepito, c'è caro difendere e tutelare la vita nelle sue principali difficoltà e nei momenti appunto in cui la vita umana è più vulnerabile. Stavi facendo riferimento al caso di Eluana Englaro, che per il Movimento per la Vita è stato una grande sofferenza. Raccontaci, Patrizio. Sì, allora, sottolineiamo che un dato negativo, purtroppo dal punto di vista legislativo, il caso Eluana ha aperto un varco che occorre coprire appena possibile. Sul dato positivo possiamo dire una cosa, che altri casi simili non si sono verificati. Cioè persone, familiari di pazienti in situazioni similari non hanno preso le stesse decisioni, il che fa capire che alla fine il popolo italiano forse è un pochino più sano di quello che si possa pensare. Ricordiamo la storia nei suoi tratti essenziali e ricordiamo anche però una cosa, che la Cassazione al padre aveva rifiutato per 4-5 volte di seguito di procedere a qualcosa di questo tipo, non ritenendo giustificati le richieste e i motivi per cui la richiesta veniva accolta. Allora, ricordiamo che Eluana non ha mai lasciato nulla di scritto riguardante il suo futuro, ha lasciato solamente delle dichiarazioni orali che penso non possano avere efficacia. Altra cosa importante, Eluana era in uno stato sostanzialmente vegetativo, quindi non era in fase di vita terminale, e questa è la differenza a questo caso da molti altri che gli vengono invece accomunati. Quindi nulla poteva interrompere la sua vita se qualcuno non l'avesse interrotta dall'esterno. Aveva infatti delle funzioni vitali stabili, no? Esatto. Erano tornate le mestruazioni, quindi voglio dire, era una persona evidentemente, e questo la Cassazione non l'ha potuto negare, viva. Qual è il problema? Allora, la Cassazione diceva che non può considerarsi clinicamente morta, e quindi è persona in senso pieno, perché non ci sono possibili alternative. E sottolineiamo una cosa che poi nella legge nel tentativo di legge è stata ribadita, cioè che idratazione e alimentazione attraverso sondino non costituiscono forma di accanimento terapeutico e rappresentano quindi un presidio medico proporzionato alla situazione. Quindi, però, nonostante questo, la Cassazione ha dato le condizioni perché Eluana potesse morire di fame e di sete, e considerando sufficiente per presumere la volontà di sospendere queste due funzioni, lo ricavava dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti corrispondenti al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Questo è un fatto estremamente grave, nel senso che queste dichiarazioni non sono autenticate, non ci sono testimoni attendibili, non sono scritte. Quindi voglio dire, chiunque di noi si trova a dire delle cose in un momento di emozione potrebbe diventare poi la decisione definitiva, il che mi sembra gravissimo. È anche per questo che poi si è parlato a lungo di dichiarazione anticipata di trattamento, proprio per
coprire questo rischio di dichiarazioni date dal momento e dall'emozione, no? Sì, allora, poi leggiamo qualche cosa della legge, in particolare l'articolo 1 che comunque evidenzia i tratti fondamentali, però due sono le cose chiare. Allora, la dichiarazione deve essere scritta, deve essere con testimone, deve essere portata avanti eventualmente da un tutore se il soggetto non è più in grado di decidere autonomamente, e questo deve essere certificato. Altra cosa, la dichiarazione non può essere definitiva, perché sappiamo benissimo che in un momento ci si trova a dire delle cose convinti, in un altro momento, spinti da situazioni che non si erano vissute, che non si conoscevano, ci si trova poi a dire o a voler fare cose diverse. Quindi, assolutamente da evitare il fatto che una dichiarazione del genere possa essere definitiva. Quindi è gravissimo che nel caso di Luana una dichiarazione del genere, oltretutto non certificata, sia data come definitiva. E ci sono molti casi, tra cui uno in Gran Bretagna, di una persona che aveva espresso in modo esplicito la volontà di morire nel momento in cui fosse stato in una certa situazione. Nel momento in cui ci si è trovato e poteva solamente muovere le ciglia, a richiesta, muovendo le ciglia, dando un segnale chiaro di quello che voleva, ha scelto di vivere. Il che fa capire che tutto si può fare, ma meno di che questa decisione sia definitiva. Ricordiamo anche una notizia di questi giorni, che una mamma in coma ha dato alla luce un bambino, quindi c'è vita anche durante questi momenti di debolezza del fisico umano. Esatto. Altra cosa, non è possibile decidere temporalmente quello che pensiamo sia giusto, nel senso che ci sono casi certificati di persone che hanno avuto coma senza segnali particolari per tempi molto lunghi, anche 10 anni, per poi riemergere dal coma. Quindi prima di dare una decisione definitiva, il medico sa benissimo che questo non è pensabile. Parlavi dell'articolo 1, in particolare della legge sul fine vita, ci vuoi raccontare? Sì, allora, poi dice? Ovviamente va nei particolari negli articoli successivi, però fissa gli elementi fondamentali già nell'articolo 1. Quindi la legge ricorda gli articoli della Costituzione e quindi riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e volere fino alla morte accertata nei modi di legge. Articolo B. Riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza. Riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini dell'articolo successivo della legge, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, con i limiti imposti dal rispetto della vita umana. Articolo D impone all'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita. Vieta, ai sensi di articoli vari del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza e di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica nonché di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza. Garantisce che in caso di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci e non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura. Questo per evitare sia l'eutanasia, ma anche l'eccesso opposto, l'accanimento terapeutico.
quando un trattamento terapeutico non ha più alcuna efficacia su una patologia, è giusto interrompere un trattamento sanitario. Certo, il confine tra il giusto e l'ingiusto ovviamente è piuttosto labile. Allora, abbiamo letto l'articolo 1, Patrizio ci ha letto l'articolo 1, però ora ti chiedo, per i non giuristi, per quelli che non capiscono la lingua specialistica delle leggi, che cosa dice in pratica questa legge? Allora, l'aspetto prioritario è quello appunto del consenso informato, che tutto sommato è una postilla della cartella terapeutica del paziente. Quindi all'interno del rapporto tra medico e paziente, e solo in questo senso quella cosa ha significato, si fa un rapporto tra le parti in cui si stabilisce evidentemente che il paziente non vuole trattamenti che deve specificare e che sono certificati. Quindi ovviamente, ripeto, salvaguardando tutto per trattamenti che non sono di eutanasia, cioè tutti i trattamenti, comunque, ripeto, che abbiano a che fare con la qualità della vita. Quindi, altrimenti non ha senso. La relazione medico-paziente in queste fasi di dichiarazioni anticipate di trattamento, come nel consenso informato, come ci ricordavi, è molto sensibile come relazione. Certo, è quella l'ottica dentro cui deve ruotare tutto, considerando però anche un'altra questione. In casi del genere spesso non c'è il tempo materiale di decisioni che siano motivate e ripensate a lungo, perché alcune condizioni terapeutiche si manifestano all'improvviso, si manifestano con tempi evidentemente che poi, in questo caso evidentemente, a qualunque sia la decisione del paziente, è la professionalità del medico che deve prevalere, cercando di salvaguardare il fine ultimo, che è la qualità della vita del paziente. Mi sembra che allora, dopo il caso Eluana Englaro, si è discusso tanto sul costruire una legge che si occupasse di trattamento anticipato, che tutelasse comunque la vita in questa fase così delicata, a cui è succeduto una fase di silenzio, no Patri? Allora, nella sostanza, diciamo che, allora, purtroppo dobbiamo verificare due aspetti che attengono al diritto alla vita, ma attengono alla vivere comune di tutti i giorni. Allora, la sentenza della Cassazione oggettivamente è solo un altro aspetto di un problema che è grosso come un macigno. Cioè, la magistratura sta invadendo lo spazio della politica, prendendo decisioni che dovrebbe essere la politica a prendere. Questo è un dato antidemocratico e pericolosissimo, non solo in questo campo ma in tutti i campi, quindi è gravissimo. Quindi questo deve essere tamponato. E un altro aspetto è che la politica di fatto è diventata incapace di... Che questo è il dato. Allora, la legge era già pronta sostanzialmente dal 2011, è rimasta nel cassetto senza che i capigruppo decidessero di discuterne in Parlamento. Quindi noi non sappiamo se sarebbe stata approvata o non approvata, semplicemente è una delle poche leggi dello Stato da quando la Repubblica Italiana esiste, che pur essendo pronta e quindi dovendo, come normalmente succede, dalla commissione passare all'aula, non è mai passata all'aula per passaggi parlamentari che si ritenevano più importanti, è sempre stata trascurata e quindi di fatto non mai discussa. Questo è un fatto democraticamente gravissimo. Eppure all'epoca di quello che hanno definito come caso Englaro, quasi a sminuire quella che era la vita di una persona, la politica si è occupata tanto di schierarsi a favore e contro il caso Englaro, appunto strumentalizzandolo. Mi riferisco ad esempio alla città di Firenze, che ha dato la cittadinanza onoraria a Beppino Englaro, ma non solo. Che ruolo ha avuto la politica in questa vicenda? Allora, ripeto, la politica, a mio giudizio, ha avuto un ruolo proprio di inattività. Allora, se si discute di una legge da fare in 3 giorni e dopo 3 anni
La legge non è ancora andata in discussione, credo che si possa parlare veramente di... Era stato richiesto pure l'intervento del capo dello Stato. Esatto, che poi l'ha negato. E quindi... Quindi sostanzialmente la politica si è, astenuta. diciamo così, un'astensione un po' comoda Sì. forse. Astenersi nel senso di non voler decidere, il che è pesante. Invece, d'altro canto, stavamo sottolineando prima, non in diretta, del lato umano della vicenda, della presenza di queste suore che accudivano Eluana Englaro e che fino all'ultimo hanno chiesto al padre di non decidere per l'eutanasia e che avrebbero continuato ad accudirla loro come se fosse una loro figlia. Certo, quindi si capisce quando la decisione sia ideologica. In realtà uno per il proprio figlio desidera che sia accolto, nutrito e tutti i bisogni vengano. Poi c'è la sofferenza di stargli dietro, però questa non la può dire nessuno. Se invece è un dato ideologico, evidentemente poi si vuole Che di fatto recidere. erano le suore che si occupavano della vita quotidiana Certo. di Eluana, eppure il padre ha voluto decidere altrimenti. E, altra cosa, purtroppo l'abbiamo vista nel caso della legge 40, l'abbiamo vista nel caso della legge 194. E chi pretende di sostenere certe cose si appoggia sulla negazione della realtà, sulla menzogna. Sono usciti articoli di giornale che dicevano che Eluana era distrutta, che i capelli gli erano caduti, che era in uno stato ormai pietoso e irrilevante, invece chi l'ha potuta vedere di persona ha visto ben altro. Quindi c'è la voluta alterazione della realtà ai propri fini. Allora, ricordiamo, salutandoci, la nostra campagna che continua e continua sempre con più forze ed energie. Invitiamo ancora una volta i nostri ascoltatori a firmare per proporre all'Unione Europea di terminare la sperimentazione sulle cellule embrionali e quindi invitiamo ad andare sul sito www.firmaunodinoi.it. Oppure sul sito del Movimento per la Vita, mpv.org. Certo, oppure tutte le indicazioni che ascolterete in chiesa, che verrete sulle piazze, che vi solleciteranno a compiere questa decisione. Stiamo preparando grandi cose sotto le indicazioni della CEI, ma per questo ci sarà un'altra puntata dedicata. E con queste parole salutiamo e alla prossima. Allora, salutiamo.